A Nani di Bellare debutta la neonata società Bellare Igea Marina 1956, dettata dalla stretta di mano tra Igea Marina e Bellare avvenuta in estate. Avversario di turno di Faenza, retrocesso dall'eccellenza in promozione che come i Bellari, palcoscenico della C, l'ha vissuta e come. Sfida dunque di grande tradizione in vigore questo pomeriggio. I padroni di casa in maglia bianca fanno sul serio. Al quinto Zanni, servito da Bellavista, appoggia la sfera tra i guantoni di Tassinari. A Galassi, rispetto al collega, viene chiesto potenza in fatto di conclusione, cosa che avviene, ma in questo caso la mira non è delle migliori. Quando in Faenza decide di giocare, arriva l'acuto vincente di Selleri, la cui conclusione viene sporcata involontariamente da Zanotti beffando Forastieri. 1-0 per gli ospiti. Lo stesso estremo di casa viene chiamato in causa qualche minuto dopo, quando Lanzoni, in piena area di rigore, ha l'occasione per il 2-0, ma Forastieri risponde presente. La difesa del Bellare Igea Marina non appare perfetta, ennesima chance concessa questa volta a Bertoni, che non ne approfitta come dovrebbe. Invece dall'altra parte il folletto Bellavista spaventa la porta difesa da Tassinari con un diagonale che lambisce il palo alla sinistra dell'estremo ospite. Il Bellare, nel tentativo di gettarsi in avanti, subisce il Faenza che non perdona. Gran staffilata da distanza ad opera di Selleri, 2-0 e fine dei giochi, così sembrerebbe. Invece la squadra di Luca Fusi mostra orgoglio e reazione. Zanni dalla distanza cerca il gol della domenica senza trovare fortuna. Stessa cosa dicasi per Bellavista, mentre dall'angolo Mussoni va vicinissimo al Tris centrando di testa la traversa. Siamo soltanto al minuto 43 e mentre il cronometro scorre veloce in direzione fine primo tempo, il Bellaria sfiora prima la marcatura con questo tiro velenoso di Zanni deviato in corner e poi riapre i giochi grazie a Facondini, che dalla stessa mattonella del compagno di squadra indovina l'angolino alla sinistra di Tassinari. 1-2 e giochi riaperti. In Faenza, in pieno recupero, vuole riportare le distanze a giusta misura, ma il tiro di Selleri è fuori misura. Ai nastri di partenza, per quel che concerne la ripresa, le due squadre continuano a superarsi. Bellavista prova la soluzione ma non incide come vorrebbe, mentre la punizione di Selleri termina alta. Sì, ma mentre le squadre provano a riposarsi, Facondini indovina il tiro della domenica. Tassinari rimane a guardare, forse sorpreso, e 2-2 che merita l'abbraccio dei compagni in campo e dell'intera panchina. Il Faenza, subito il colpo, spinge in avanti anche Missiroli. Forastieri fa buona guardia. Da corner invece Gabrielli di testa mette alto. Ma di conseguenza, prendosi gli spazi, Bellavista incanta e per poco, andando a nozze in mezzo a tanta libertà, non compie la cosiddetta remontada. Tassinari non è d'accordo e si rifugia in corner. Nelle due squadre prevale la voglia di superarsi. Caporale domestica in aria il pallone, ma il tiro a giro non reca sorprese, neppure quando a girarsi sul versante opposto è Lanzoni, sfera sul fondo e fine dell'ostilità. 2-2 piacevole, con due squadre che danno vita a una partita molto accesa ed emozionante.